Salve a tutti, benvenuti a Sakurai, come va? Volevo dire, quest'oggi non avrei fatto un Sakurai se non fosse, se fosse stato solo per l'immagine di oggi, ma ci sono stati update ulteriori, per i quali ho detto, oh, perché no? Dai, abbastanza, penso. L'immagine di oggi ci mostra la modalità classica, che purtroppo avevamo già visto in gran parte, nei vari trailer e negli update sulla modalità giocatore singolo che c'è stata settimana scorsa, mi sembra. No, quella prima ancora, credo. Comunque, la prima immagine ci mostra quello che avevamo già visto l'altra volta. Una cosa che non ho detto l'altra volta è che sullo schermo superiore probabilmente c'è sempre Mario, indipendentemente. È il personaggio sulla bilancia, quello che partecipa alla classica in sé. E come avevamo previsto, come spiegava il sito, anzi, più spendete soldi, più aumenta la difficoltà e le ricompense che otterrete. Tutto qua, come in Kid Icarus Uprising. La seconda immagine ci fa dare un'occhiata un po' più in dettaglio, cosa che non avevamo ancora visto. Potete vedere che nello schermo sotto è descritta l'intensità alla quale si sta giocando. Il numero di, come dire, stage completati, di battaglie necessarie per arrivare alla fine, dove c'è Master Hand, ha detto Sakurai, che è la tradizione, insomma. Sembrano esserci 6 stage, che è molto meno, mi sembra, rispetto alla classica negli altri giochi. Negli altri giochi penso che era sempre 10 o più. Qua sono solo 6, sembra. Magari aumentano con l'intensità, magari aumentano a dipendenza dalla strada che viene intrapresa, anche se ne dubito. O magari sono più corte. Per ottenere il trofeo del personaggio, che corrisponde alla modalità classica, e con attorno a 50 personaggi, come si pensa che sarà, si vede, potrebbe essere frustrante la cosa se dura 10 stage ogni volta. E per accumulare monete, infatti Sakurai dice che fare la classica a intensità elevate è il modo migliore di fare soldi, secondo lui. Magari se ne scoprirà un altro quando il gioco uscirà, ma è quello che dice lui. Nello schermo sotto, appunto, vediamo anche Gold Hoard. Questo credo che significhi è il bottino, insomma, che avete ottenuto finora. Ma non credo che sia un'icona cliccabile, o magari sì, per vedere il numero esatto. Non so bene cosa rappresenti, il trofeo d'oro di Mario, ma credo che sia per rappresentare un sacco di monete o roba simile, è solo una rappresentazione visiva delle monete che avete. Non credo che sia un trofeo, a meno che è un trofeo eccezionalmente raro o roba simile, a meno che esistano variazioni dorate dei trofei, ma non credo. Credo che significhi soltanto che avete un sacco di soldi da parte, che avete ottenuto, insomma. E l'ultima cosa che Sakurai specifica è che alle intensità più elevate potrebbe anche non esserci Master Hand alla fine. Quello che intende credo sia come nei vecchi giochi, escluso il primo. Se giocate da una certa difficoltà in su, appare anche Crazy Hand assieme a Master Hand, per rendere più difficile la cosa. Credo che sia quello. Non so se aggiungerà altre cose o altri, o magari un boss personalizzato di questo gioco. Non lo so, io credo che sia soltanto Crazy Hand, ma chi lo sa. Una cosa che noto nello schermo sotto è che il visto sopra il simbolo di Pikmin è blu. E penso che questi visti vogliano dire che ha intrapreso la strada verde all'inizio, poi è di nuovo andato sul verde per Donkey Kong, blu per Pikmin e poi di nuovo sul verde per la serie di Sonic. Non so se il colore delle tre scelte che vi danno ogni volta influisce su qualcosa, ma se lo tengono in memoria, forse sì, forse vedo che il rosso in questo caso, magari paragonandolo con altre immagini si può fare, ma il rosso sembra avere molte molte monete, quindi magari è la strada più ardua, a sinistra la strada verde ha meno monete. E potrebbe essere la più facile, magari la blu è una via di mezzo, perché non ha granché in monete, però ha anche un trofeo, quindi chi lo sa, penso che il colore sia indicativo più o meno della difficoltà della challenge. Appunto, come avevo detto, non ero sicuro che questo update fosse all'altezza di un Sakurai, suona strano così. No, nel senso non ci porta un granché di nuove informazioni, quindi pensavo di tenerlo e metterlo assieme a quello di domani o ai prossimi, insomma. Ma oggi il sito è stato aggiornato con altre due tracce musicali.
E quindi, beh, mi sento in dovere di farvele ascoltare e di parlarne. La prima è il medley di Mega Man 2, che abbiamo già sentito in parte nel trailer di Mega Man. È un medley, quindi contiene diverse canzoni. Purtroppo non sono un fan di Mega Man e riconosco a malapena quelle più popolari, insomma, quelle che vengono remixate a iOS e così via. Però mi piace molto. E poi abbiamo un tema di Nintendogs che sarà sullo scenario nel salotto. Ed è il fatto è simpatica come canzone e io mi chiedo come hanno fatto questa cosa, perché il compositore c'è scritto sul sito ed è Coda, lo stesso, se avete guardato, se avete ascoltato le demo alla fine dell'ultimo Sakurai, è quello che ha composto tipo il tema principale di Monster Hunter, copiandolo da Superman, ma comunque. Come vai da un tizio? Salve signor Coda, so che lei ha composto la musica per questa serie che è un pelo popolare in Giappone, tipo 3 milioni in 5 mesi. Ecco, non è che vorrebbe comporre questo tema per fucking Nintendogs? Come vai da una persona a chiedergli di remixare un tema di Nintendogs? E tra l'altro c'è anche Ririka o qualcosa del genere nei crediti, quindi è la cantante, immagino. Che probabilmente è una tipo famosa anche lei. Oh man. Io non so come faranno a guadagnarci su questo gioco. In generale. Quanto cacchio devono vendere per recuperare tutti gli sforzi che ci hanno messo dentro il. Vabbè. Grazie dell'attenzione e al prossimo Sakurai. Bye bye.